Eccoci finalmente col sorriso sulle labbra per una bella e meritata vittoria, dico meritata, ruffianandomi l'autore di uno dei gol oggi e che gol. Cristian Nani, contentissimo della prestazione tua, della vittoria, e poi cosa hai pensato quando ti è arrivata la palla lì e hai veramente tirato un siluro di controbalzo? Assolutamente, intanto c'è da fare i complimenti a tutti, dal primo che è sceso in campo all'ultimo, perché oggi abbiamo fatto davvero una prestazione secondo me magnifica sotto tutti i punti di vista, e l'abbiamo approcciata bene, siamo andati in vantaggio e abbiamo saputo mantenere il primo tempo l'1-0, secondo tempo forse entrando abbiamo preso questo gol, perché loro comunque sono un'ottima squadra e si sono portati molto in avanti, e lì siamo stati doppiamente bravi poi a riprenderla. E per quanto riguarda il gol, ovviamente sono molto contento, è la seconda volta che faccio gol a questa squadra, anche l'anno scorso. Quando mi è arrivato il pallone l'ho visto rimbalzare, non ci ho pensato due volte, ho detto calcio, e per fortuna. Ma dicendoci così ci aspettiamo un gol ritorno. Speriamo, io spero... La bestia nera, e oltre al ritorno spero anche magari qualche partita prima di fare già il secondo, ecco. Esattamente. Comunque ora non ho il calendario sotto mano, però l'importante è aver dato una svolta a questi pareggi, che poi alla fine del campionato valuteremo se sono positivi o negativi, perché ad esempio la Lavagnese oggi ha vinto, quindi il punto forse che abbiamo fatto in casa è stato sottovalutato. Cosa vi ha detto il mister in termini di sicurezza, di fiducia, di attesa? Ma sai, noi siamo molto fiduciosi soprattutto in noi stessi, nel gruppo, e il mister è il primo che ci motiva ogni singolo momento, e sapevamo da subito, già dal pareggio con la Lavagnese in casa, quanto fosse importante, perché comunque vediamo dai risultati anche che stanno uscendo nelle altre partite, un campionato equilibratissimo, e oggi era importante vincere, intanto perché dopo 4 partite non abbiamo ancora perso. E secondo me vincendo oggi hai dato importanza ai 3 pareggi che hai fatto le 3 partite prima. E poi col tuo gol e con la tua esultanza ti sei ripulito di 8 anni in un'altra squadra. diciamo che già il secondo che pian piano mi sta facendo ripulire. No. Sì, un commento però su quello che oggi c'è stato sugli spalti, veramente la gradinata est ha dato spettacolo anche con le bandiere che abbiamo visto, quindi cosa ci dici di questo, Cristian? No, dal campo vedere la gradinata, soprattutto oggi per la gente che c'era, il tifo e tutto, è sicuramente il 12° uomo in campo, ma noi lo sappiamo che solo mettendoci come stiamo facendo tutti noi stessi possiamo portare sempre più gente e farlo diventare un po' il nostro fortino qua in casa, perché deve essere uno dei nostri punti di forza per la stagione. E lo sarà sicuramente. Noi ti ringraziamo e ti facciamo i complimenti per il gol, la prestazione. Grazie davvero. Mille, ciao Cristian. Ciao Cristian.